E che si fa qui? Si gioca a calcio! E poi? Si mangia! Si mangia? Aspetta, com'è si mangia? Sì. E che si mangia? La merenda. E poi che si fa? Dopo balliamo e facciamo la piscina. E dopo pure giochiamo. E poi? Facciamo le partite di calcio! Wow, e poi? E dopo diventiamo degli ultras del Bari. Noi saremo dei giocatori perfetti nella prossima Bari. Sta trovando riscontri eccellenti. Questi ragazzi hanno la possibilità di essere gestiti dai tecnici del nostro settore giovanile, i quali ce la stanno mettendo tutta per far capire a loro come bisogna portare avanti una certa attività sportiva, e quindi molti stanno apprezzando, non solo per quanto riguarda la fase calcistica, ma anche il discorso legato alla piscina, al tempo libero, agli animatori. Quindi una situazione sicuramente che ci sta vedendo soddisfatti, ma che chiaramente non è altro che l'inizio di un discorso che faremo in maniera più ampia anche nei prossimi anni. Ci si rinfresca? Come sta andando questo camp? Bene! Raccontatemi un po', chi è che vuole raccontare un po'? Io! Vai, raccontami! È stato bello! È stato l'inizio di una nuova avventura! Siamo soddisfattissimi perché è stato colto lo spirito di questo prodotto, cioè aggregare i ragazzi di tutte le fasce di età, dai 6 ai 16 anni, e di qualità tecniche differenti, quindi lo spirito di aggregazione prevale su tutto. Un ringraziamento particolare va agli sponsor che ci hanno sostenuto: Decathlon, il nostro main sponsor, Sigma, Di Leo e la Disa. Ciao, sono Filippo Ciaccia, direttore artistico di Amaltea e referente responsabile dell'animazione del camp Bari Calcio. Noi per tutte queste 2 settimane doneremo sorrisi e coinvolgeremo i bambini in una serie di giochi, anche perché il camp non è solo sport, non è solo allenamento, ma è imparare a stare insieme. Sfide, giochi, piscina, sigle, tanto divertimento per i piccoli, e poi nella giornata finale, il sabato, andremo a preparare delle piccole particolarità e dei piccoli momenti dedicati ai genitori. L'attività che stiamo svolgendo, che era prettamente attività ludica, con chiaramente lo sport del calcio, è complementare al discorso della piscina, quindi i bambini fanno psicomotricità, fanno gioco del calcio e poi si divertono in acqua con i vari giochi che noi gli proponiamo in piscina. Un saluto ai tifosi del Bari. Ciao fan!